Ciao a tutti ragazzi e ragazze. Allora, questo è un video acquisti. Volevo fare il video spacchettamento, spacchetto insieme a voi, però purtroppo ho detto delle inesattezze nel video precedente, per cui niente, la roba è già fuori, vabbè, pazienza. Allora, cosa ho preso in... Ferma, calma. Voglio ringraziare tantissimo Simona Boenzi per avermi fatto conoscere questa meraviglia. Queste sono delle perle in vetro di Murano, in vetro soffiato, con all'interno una patina, non si dice patina, non si chiamano patine, si chiamano... aspettate, adesso... Vado fuori perché non riesco a ricordarmi come si chiamano. Si chiamano pellicole. Una pellicola argentata all'interno e le ho prese in due colori. L'ho presa verde e l'ho presa gialla. Le ho prese perché ne ho prese diverse. Voi direte, cosa te ne fai? Siccome lei mi aveva parlato dei bracciali AWA, che hanno proprio la chiusura con questo tipo di vetro, ho deciso di seguire la sua ispirazione e copiarle il progetto, ovviamente. Spero che a Simona non dispiaccia. E niente, voglio provare a vedere se riesco a farli anch'io i bracciali AWA. Poi ho comprato, innanzitutto, dove? Dal sito Cadoro. Ho comprato questi portaperline, perché sennò sulla mia scrivania è sempre il delirio. Allora, siccome di solito uso 2, 3, anche 4 tipi di perline e tenerle ferme non ci riesco, ho deciso di acquistare questi triangolini che sono anche molto, molto utili nel caso in cui si adoperino le perline, perché vi faccio vedere. Aspettate, eh? Allora, io devo usare queste perline, no? Allora ne metto un pochino all'interno di questo piattino triangolare. Ok, diciamo che le ho già utilizzate e dovrei rimetterle all'interno di questo tubicino. Non devo far altro che avvicinare il vertice del triangolino Oh, aspettate, non avete visto. Il vertice del triangolino al tubicino, scaravoltare ed è di una semplicità estrema, senza tutte le volte dover non schiacciare il pluriball, ma doverle raccogliere una per una o due per due. Ok, per cui questi vetri ve li ho fatti vedere, i miei triangolini portaperline ve li ho fatti vedere, per cui li metto via e poi passiamo a questa cosa meravigliosa. Siccome ho ricevuto molti ordini di orecchini fatti con le Twist Beads, ho deciso di acquistare questo colore qua, che è l'Apollo Gold. Non si leggerà mai perché questa macchina non metterà mai a fuoco. Ok, poi ho preso questo Metallic Flux, però il numero si legge, vero? Sì, ecco, a voi interessa il numero di codice. Poi ho preso le Luster Metallic Amethyst 10x2 perché ne avevo prese due confezioni. Guardate che cosa sono. Sono meravigliose sia per fare orecchini che per fare ciondoli. Poi ho preso queste Crystal AB. Di queste ne ho prese poche perché praticamente saranno poi da associare a queste. Aspettate, a queste. Ok, queste sono le matte metallic aluminium, ma secondo me si rovineranno alla velocità della luce perché vedo che sono già abbastanza graffiate. E infine ho preso le matte metallic dark copper.
Comunque, l'importante è che voi vediate il numero di riferimento, così almeno se volete avere questi colori, che vi posso assicurare in questa videocamera non rende. Se le metto giù? Sì, forse così un pelino di più, ma sono proprio uno o due toni più scure. E poi ho preso tutto questo popò di 3 cut o 3 cut. Per fare dei braccialetti tipo, come si dice, tipo i bracciali agua di Simona Boenzi. Allora, questi sono i vari colori e adesso vi dico i nomi, ma tanto a voi interessano i codici. Allora, questo è Opaque Yellow All Silver e ve lo metto così, così vedete il colore è fedelissimo da lontano. Poi Opaque Blue Old Silver, poi abbiamo le Opaque Olivine, sempre con l'Old Silver, poi Opaque LT Purple, Turquoise, Blue Turquoise, sì, però se le mettessi come ho detto, ok, ci siamo. E poi le Opaque Red. Ragazze, sono fantasmagoriche, sono veramente bellissime. Il pacco ci ha messo, senti a me, ci ha messo. Ha impiegato 2 settimane per arrivare, però veramente sono sempre soddisfattissima. Addirittura questa volta mi hanno mandato delle pezze. Io le chiamo pezze, per fare le embroidery che simulano la pelle. Dietro sono garzate in modo che non si sfilaccino. Ve le appoggio qua che forse le vedete meglio. Anche questa no, ha un colore. Aspetta, Linda, forse a te piace questo colore. Questo marrone che simula molto 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 la pelle vera. Ma ho comunque il mio ciabattino di fiducia che mi dà i suoi scarti. E poi, sempre tra gli omaggi, ci sono delle rocaille. Queste sembrano delle 11.0 e queste color metallo, sempre 11.0. Non penso che siano. Sì, 8-0, non sono 10-0 neanche, ma forse 10-0. Comunque, vi farò sapere. Lo scopriremo solo guardando i video di Caterina Camilleri. Per cui, mi raccomando, se non volete perdere i video, iscrivetevi. Dove siete? Iscrivetevi. Ve lo dico con l'indice puntato. Con l'indice. Ok ragazze, io ovviamente quando inizierò a creare vi metterò le foto su Facebook, su Instagram, poi ovviamente farò i video review di tutte le mie creazioni della settimana o del mese. Vi ringrazio per aver guardato, l'avete guardato? No, spero di no. Vi ringrazio per aver guardato questo video. E niente, noi ci vediamo presto con il video creazioni di questo ben di Dio. Ciao a tutti!